Al termine dell'amichevole Carrarese-Empoli facciamo quattro chiacchiere con il collega Alessandro Marinai. La location, lo diciamo, è quella del parcheggio dei Pullman che sono in partenza appunto al termine dell'incontro. Alessandro, partiamo con una battuta velocissima sulla partita. Un Empoli ovviamente dai due volti diversi, primo e secondo tempo. Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Ma sai, ora dire in queste partite quello che è piaciuto e cosa non è piaciuto non è facile, perché siamo ancora all'inizio, in fase di preparazione, le gambe sono ancora pesanti, di fronte c'era un avversario comunque che disputerà un campionato di prima divisione, e sicuramente se faccio un'analisi globale molto molto ampia ti dico mi è piaciuto il primo tempo, non mi è piaciuto il secondo. È un Empoli che sta impostando adesso la sua fase di gioco, il suo assetto tattico con questo 4-2-3-1, un modulo un po' cambiato rispetto a quelli che erano i programmi iniziali del 4-4-2. E come ti sembra a livello di equilibri questo 4-2-3-1? Ma è un modulo che a Empoli conosciamo molto bene, perché sono anni ormai che viene applicato dalla squadra. Certo, è stato un cambiamento in corsa, perché era stato annunciato, per così dire, il 4-4-2, primo modulo che è stato anche impiegato nella prima uscita stagionale di Margine Coperta. Poi l'arrivo e il ritorno di Dumitru ha cambiato un po' le carte in tavola. Adesso Aglietti sta cercando di appunto trovare i giusti equilibri per poter far esprimere al meglio la squadra con questo modulo, che poi è solamente un numero, perché si parla poi di atteggiamento in campo, perché se gli attaccanti, in questo caso i tre trequartisti e la punta avanzata, lavorano per la squadra, allora ci si potrà divertire, perché comunque davanti c'è classe, ci sono giocatori che sanno giocare a calcio, e quindi è tutta una questione di equilibrio e di intesa, che ovviamente l'intesa si trova giocando queste partite qua da amichevole, per appunto anche nella misura dei passaggi, dei movimenti e tutto quanto concerne, per portare avanti le azioni offensive. È stato un cambiamento in corsa, però questo non lo possiamo negare, perché sono state dichiarazioni dell'allenatore. Senti, ne parlavamo anche a microfoni spenti, si respira un clima di spiccata euforia, anche gli stessi giocatori non si nascondono e non si vergognano a nominare le parole playoff e addirittura promozione. Un ottimismo positivo o conviene tornare un attimino più con i piedi per terra? Ma l'esperienza ci insegna che il campionato di Serie B è molto strano, è molto lungo, è molto difficile, impegnativo, e quindi secondo il mio punto di vista sarebbe meglio stare un attimino più tranquilli e tenere i piedi per terra e andare avanti a fari spenti, anche perché la storia insegna, almeno la storia dell'Empoli, che le grandi imprese sono state centrate proprio quando nessuno se lo sarebbe aspettato, e quindi magari un invito ad abbassare un attimino l'asticella, sì, anche perché non dobbiamo dimenticare che non siamo ancora nel mese di agosto. Il mercato termina il 31, quindi c'è ancora un mese a disposizione non solo per l'Empoli ma anche per le altre, perché ci sono squadre che si stanno muovendo bene anche in sede di mercato. E poi in Serie B è importante la continuità. Quello che mi sento di dire, che ho intravisto nelle amichevoli scorse, ma non era un dato sicuramente significativo, ma lo è stato nelle ultime due uscite, dicevo che quello che mi lascia tranquillo è la difesa, che già l'anno scorso si è espressa su determinati livelli e quest'anno si può confermare. Credo che sarà molto difficile fare gol all'Empoli. Se appunto, per ritornare al discorso precedente, davanti si riesce a trovare la giusta intesa tra i reparti, allora l'Empoli potrà dire la sua, sicuramente quantomeno ripetere il campionato scorso, ma sicuramente lo può migliorare, anche perché ci sono le condizioni per farlo. Poi per chiudere, se sono i giocatori che hanno alzato l'asticella, questo secondo me è un buon segnale, perché loro sanno e vedono e vivono che probabilmente questa squadra ha i crismi giusti per
poter far bene, ed è una consapevolezza della propria forza. Chiudiamo, Alessandro, con una battuta sul mercato. È un Empoli che sembra fatto per il suo 95%, manca palesemente un terzino sinistro, potrebbe arrivare questo Regini, o per Alessandro Manai magari manca anche qualcos'altro? No, io fin dall'inizio del calciomercato ho sempre sostenuto che questo Empoli aveva bisogno di pochissimi ritocchi, e l'arrivo di Tavano l'ho accolto con enorme soddisfazione, così come quello di Boucher. Manca il terzino sinistro, perché rispetto all'anno scorso ne mancano due, perché Gotti e Gorzegno non ci sono più, e per il momento la fascia è tamponata, uso un brutto termine ma per far capire, da Camagno e La Rocca, che sono però due giovani ovviamente sul quale l'Empoli non può puntare per tutto il campionato, e quindi si sarà fatto qualcosina sicuramente a sinistra, e l'altra cosa da fare è sfoltire questa rosa, perché sono troppi giocatori. Grazie Alessandro. Grazie a te.